Ciao a tutti, siamo alla gara di Lombardore e abbiamo una grandissima occasione. Abbiamo l'occasione di seguire Giuseppe Seimandi in una gara 3D, una gara che secondo me è anche abbastanza difficile. Cercheremo di fare qualche domanda, di vedere anche un po' come organizza il tiro, come si allena, come fa la messa a punto. Certo, non ci svelerà tutti i segreti che sicuramente ha nel suo curriculum, ma niente, cercheremo di estorgerli con le buone e con le cattive. Il direttore di tiri ha dato il segnale di partenza e cominciamo a andare sul picchetto di tiro. Ovviamente nessuno dopo i tiri commenta, parla, perché le frecce non è che sono andate poi così bene in questo tiro. Vabbè, primo tiro. Sì, poi diciamo che era anche una piazzola non tanto tecnica come pendente, ma lo spot è comunque molto piccolo, il super in queste sagome è molto piccolo, quindi il 10, anzi anche l'11 sono impegnativi, ecco, non è scontato. Vabbè, quello che dice Giuseppe è vero, mettere già questa sagoma qua era comunque una distanza oltre 18 metri circa 18 metri, e comunque oltre la media in cui si mette questa sagoma qua, perché nonostante che abbia uno spot molto grande, ma il super spot e il perfect sono veramente piccoli, e comunque allora, prenderlo non è affatto facile. 18. Diciamo che una cosa importante, può essere anche utile, è dare sempre una controllata al picchetto rosso. In questo caso ci accorgiamo che il picchetto rosso è un tiro molto lungo, quindi sicuramente può essere utile per capire poi in qualche modo anche la distanza del picchetto blu. E in questo caso siamo di fronte a un tiro tecnico, impegnativo, in discesa, e quindi la prima cosa è studiare un attimino il tiro, che cosa uno trova, come poi appunto andare a muoversi e regolarsi sul picchetto in base alla pendenza, anche ad esempio dalla stima. In questo caso forse qualche metro sarebbe il caso di toglierlo, perché comunque è una pendenza già abbastanza importante, quindi questo è comunque un fattore che uno deve sempre mettere in conto. Studi prima la piazzola e poi valuti tutto il resto. Giuseppe c'ha perfettamente ragione. Io ho sempre però difficoltà nei tiri in discesa ad allungare nello stesso modo con cui allungo nei tiri in piano, quindi magari io tolgo un po' di meno, perché ahimè lo perdo di allungo, però anch'io valuto comunque che se la sto tirando bene qualche metro devo togliere. E comunque sono prove che vanno fatte prima al campo, nel percorso magari tecnico, e ci si regola in base a quanto impendenza il tiro, quanto bisogna togliere in base al proprio tiro, ecco. Quindi sono studi che vanno fatti prima, in precedenza. Bel tiro questo, impegnativo. Sì, diciamo che qua a Campo Felice effettivamente si presta un po' a tutti i tipi di tiro. Si può fare facile, ma si può anche fare impegnativo. Ah sì, assolutamente. Questo è un tiro che si può definire già tra quelli impegnativi che possono far differenza in una gara. Oltretutto poi un cinghialotto che non è che sia
di una grandezza estrema. Quindi, poi comunque un tiro intorno ai 28 metri, una pendenza importante, quindi sicuramente sono tiri che nell'arco della gara fa la differenza. È vero che ogni freccia si somma e fa il totale, però è anche vero che ci sono tiri che possono essere particolarmente importanti e possono incidere. No, soprattutto qua è facile fare sagoma, sono 5 punti e sono subito 5 punti in meno da... Va bene, io sono 11-5. Sì, non era facile questa. No, non era facile, soprattutto metterla nel centro, quindi complimenti. Questo, sì, siamo di fronte a un altro tipo di complicazione che si trova nelle gare, ed è questo, in questo caso è controluce, cioè il picchetto di tiro è al sole pieno, oltretutto anche contro il viso, contro gli occhi. E la sagoma invece, oltre a essere scura, è anche al buio, all'ombra, e quindi questo complica molto la mira e la stima anche, proprio perché c'è questo contrasto di luce e ombra che complica. Sì, fortunatamente il sole è un po' alto, io comunque non avrei senz'altro usato il cappellino, perché sì, è anche una questione personale, a me gli occhi dà molto fastidio, magari qualcuno un po' meno. Poi c'è da ricordare che si può fare ombra sulla piazzola, in piazzola, tra compagni, no, con un foglio a 4. E questo è disatteso. Quindi, esatto, sono quelle attenzioni e accortezze che a volte cambiano proprio completamente. Da fare un 10, fare un 8, peggio un 5. Quindi in certi casi è utile chiedere che ti venga fatta ombra, proprio per evitare questo... Bisogna essere pignoli, dai, in tutte le gare bisogna essere pignoli, non troppo presso a pochissimo. Esatto. E conoscere anche bene quello che è consentito e quello che non si può fare, perché in questo caso ad esempio è una cosa che se uno sa che è consentita fare, si può, chiama il compagno, si può di piazzare, si può fare. Ma io sono dell'idea di allenarmi nel 3D, però conoscendo le distanze. Cioè, sono dell'idea che se mi devo allenare preferisco allenarmi anche alle sagome, anzi, a parte che mi alleno poco alle sagome, però anche quando mi alleno alle sagome preferisco allenarmi conoscendo già la distanza, quindi prima la telemetro, poi la tiro. Perché questo? Perché non, se la sbaglio, se la valuto e poi la faccio giusta e poi i metri non sono giusti, non ho capito se l'ho tirata bene. Te cosa ne pensi su questo fatto? È meglio? Io non la condivido tanto questa tesi, diciamo, ma perché preferisco prima tirare, effettuare il tiro, fare la mia stima, tirare le mie due frecce, barra tre, e poi valutarla dopo, in seguito, perché? Perché in questo caso riesco a capire anche in base all'errore di stima sulla sagoma quanto varia. Quindi ho anche un feedback su, non so, sono 25 metri da tiro per 22 metri, quanto sbaglio sulla sagoma, così che poi so in base a dove impatta quanto spostarmi e quanto alzare o scendere di stringhe il tiro dopo. Quindi preferisci per fare subito una verifica di tiro subito. Esatto. Che comprenda anche la valutazione. La valutazione. Quindi, ho capito. Perché se io tiro sempre sapendo già quanti metri sono, fondamentalmente non ho il feedback dell'errore sulla sagoma, quanto può essere in base a quanti metri sbaglio il tiro. Certo, certo. Quindi certo. Per me questo è molto utile. Il fatto che poi in gara, ad esempio, faccio un 8 basso, so quanti metri alzare, o faccio una sagoma, quanti metri alzo. Perché la seconda freccia è importante che sia giusta, che sia dentro, e quindi devo essere consapevole di quanto muovere il mio string. Vabbè, adesso ti lascio tirare, ma approfondiamo il problema. Approfondiamo. Dicevamo prima che effettivamente, pensandoci, non hai tutti i torti. Cioè, io tiro la prima freccia, faccio centro, beh, controllo
se effettivamente esatto, quello, se quello che avevo in testa, certo. Faccio un 8 alto, controllo che tiro o metri, esatto, anche per, giustamente per sapere ho sbagliato la rotazione, esatto, o ho sbagliato il tiro, quello è allora esatto. Poi tiro le frecce successive, quindi è un'ottima idea, quindi quella di fare la valutazione, telemetrare e poi vedere uno, ho tirato bene, ho valutato bene. Assolutamente. Il problema grosso secondo me è quello, tiro 1000 frecce senza sapere mai la valutazione. Assolutamente. È il più grosso errore. È il più grosso errore, perché mettiamo che io tiro 10 frecce e le metto tutte dentro. Ma poi mi accorgo che erano 3 metri in più, esatto, o 3 metri in meno. Esatto. E questo è una grande, no, una grande idea. Anche perché, secondo me, vediamo se certo, Giuseppe è d'accordo con me, nel 3D secondo me conta molto la visualizzazione, cioè capire quell'animale, immagazzinare nel cervello la grandezza dell'animale, come è fatto il terreno, crearsi una specie di database che poi scaturisce poi tutto automaticamente, perché poi è facile dire valuto la distanza con tanti metri per terra, certo, o guardando gli alberi, no, il cervello fa tanto, ma prima bisogna aver immagazzinato le informazioni. Assolutamente sì. Perché altra cosa è che può capitare, e capita in gara, che ci siano tiri dove non c'è modo di stimare a terra, perché ci, bravo, può essere un vuoto, bravo, c'è una collinetta, c'è una duna, in quel caso l'unica cosa che può essere utile è l'impatto visivo con la sagoma, e quindi quanti metri io leggo solo osservandola. Anche perché la seconda non bisogna sbagliarla. Esatto. La seconda non bisogna sbagliare, bisogna qualificarsi, bisogna qualificarsi nei primi, perché poi alla fine conta la ranking, conta un sacco di cose, quindi la seconda freccia non bisogna sbagliare la prima, soprattutto. Però la seconda freccia è determinante. Anche qua non scherziamo con la pendenza, anche se poi nel filmato non si capisce la pendenza, ma diciamo che qua saremo 20 gradi di pendenza, una ventina di gradi. Forse un pochino meno, comunque sì. Sì, 15-20 gradi. E nei tiri in discesa, Beppe, come preferisci tirarle? Piedi uniti, disassato? Sempre piedi uniti, se è possibile. Sì. Solo proprio in casi estremi, allora apro un po' le gambe, apro i piedi, ma di solito io tiro a piedi uniti il più possibile. Sì, sono perfettamente d'accordo. La stabilità è notevolmente superiore e poi soprattutto meno area, più possibilità di stare in piano. Ma in un caso come questo, come questo animale qua, dove non c'è un vero e proprio punto da visualizzare con gli occhi, no? Perché sappiamo benissimo che con l'arco nudo visualizziamo un punto con gli occhi come nel tiro di campagna, e poi la punta della freccia ci sta poi più o meno in quel punto lì. Ma nel 3D, dove effettivamente non abbiamo niente, come l'organizziamo? Vabbè, guardiamo col binocolo e poi? Guardiamo col binocolo. Allora, intanto non essere i primi è molto utile, nel senso che se uno mette una lampadina, se si hanno già delle frecce sulla sagoma, è chiaro che viene molto più semplice, però è anche vero che se sei il primo invece, oppure hai degli scarsi, delle persone normali che le mettono magari intorno, fanno magari anche degli 8, uno che vuole vincere deve fare il super spot. No, certo, allora anche gli 8 vengono comodi, fanno. Sì, per mettersi un po' a destra, un po' a sinistra. Comunque, ad esempio, anche se uno tira un 8 di riga a basso sulla destra, bene o male comunque so dove devo andare a stare in mira. Oppure sicuramente, ad esempio in questo caso, è molto utile prendere di riferimento la zampa, perché uno si sposta un po'. In questo caso è proprio all'altezza 11, certo, quindi è importante osservare la sagoma
e capire cosa può essermi utile quando sono in mira per regolarmi. C'è sempre più o meno un punto di riferimento. C'è sempre un punto di riferimento, però certo, devo essere in grado di capirlo prima, osservarlo prima, così che quando sono in mira ho le idee chiare, devo stare lì. Quindi sbinocolare è essenziale, essenziale. Essenziale perché bisogna fare centro. Poi, per gli amanti della caccia, va bene, io con la caccia non c'ho niente a che fare ovviamente. Però anche gli amanti della caccia l'animale la devono ammazzare, cioè non si può ferire. No, e quindi no, bisogna essere certi, certo, comunque certo, di prenderlo. Sì. Vabbè. Tu invece della lampadina ci serve. Bella faccia di quelli che dicono che a Lombardori i tiri sono facili. Ding. Non viene più nessuno. No, in effetti poi nel 3D non c'è la ranking. Non c'è. Perché fare tiri facili? Non capisco. Si devono fare tiri belli. Tiri belli, impegnativi, che poi mi stimolano anche ad allenarmi per poterli poi prendere. Quindi io, come dico sempre, ogni piazzola è un rebus da risolvere. Ogni piazzola è un rebus da risolvere, è un rebus da risolvere. La bellezza del tiro di campagna, ma soprattutto del 3D, esatto, è proprio questa, no? Che io arrivo sul picchetto, un tiro sempre diverso dall'altro, devo risolvere l'indovinello. Questo indovinello è, a parte quant'è la distanza, esatto, e va bene. Poi posizione in salita, tua, come posizionarmi in salita, esatto, dove è lo spot, dov'è il super spot, come mi devo posizionare con la mira, che tipo di strategia devo adottare per la mira. Insomma, da che parte si allarga lo spot? Da che parte si allarga lo spot, eventualmente mi sbaglio. Più alto, più basso, esatto, magari non sono bravo a valutare la distanza, sto dove c'è la gamba, che perlomeno se vado basso la gamba la prendo, 5 punti non si buttano via, eccetera, 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 eccetera. Che brutta freccia che ho fatto. Vabbè. E allora recuperiamo. Comincia a far paura. Ho letto di questi nuovi regolamenti che World Archery ha messo, e vabbè, gli stabilizzatori, nessuno mi romperà più i coglioni per lo Smart Riser, comunque adesso non ce n'è neanche più bisogno, ma i pesi nella parte superiore, e vedo che comunque altre nazioni che hanno subito applicato il regolamento internazionale stanno mettendo. Cosa farai tu? Provi. Allora, per esperienza personale ovviamente non ho mai messo pesi in quella zona del riser perché non si poteva, quindi non ho mai avuto questa esperienza. Sono un po' scettico. E perché alzi il baricentro? Perché alzi il baricentro? Esatto, quindi sinceramente non credo che andrò in quel senso. Andare a mettere degli smorzatori, dei pesi con dei damper, cose di questo tipo, sì, quello può essere più, più per, utile per un feedback. Per un feedback, per un feedback, bravo. Certo, non è che aumenta la precisione, non aumenta certo la precisione del tiro. Però dopo il tiro, no. Un arco, fa tanto. In fa certo tanto modo può essere molto più piacevole. Sì, sono d'accordo. Fa tanto avere comunque una percezione di naturalezza, esatto, dopo il tiro. Un tiro più morbido, ecco, certo, da questa idea, certo. Però alzare proprio il baricentro non ne vedo proprio il motivo, poi si proverà, perché no, ma proverà tutto, sì, però secondo me soprattutto perché non sposti il baricentro in avanti. Io posso capire se si potesse spostare il baricentro in avanti, certo, ma lo alzi solamente in verticale. Bravo, esatto, ottimo. Proveremo sicuro, non si sa mai, certo. La fisica d'altronde è per le scoperte. Un metro, due di... Un'altra comoda questa. Cioè si tira quelle pietroline laggiù in fondo che non riesco neanche a vedere. Esatto, proprio lì. Quelle quattro pietroline.
A parte il tiro impegnativo, e vabbè, adesso vanno loro. Certo. È logico che chi è forte conosce la distanza, sa il metro, le vede lunghe, certo. E le prende. Ma due cose volevo, due riflessioni che io faccio, e le faccio sempre, poi naturalmente casco nel vuoto. Cioè, uno, che siamo d'accordo che ci devono essere tiri impegnativi, ma non sempre. Cioè, tiri impegnativi va bene nella gara di qualifica, dove tutti, chi sbaglia paga, dove veramente la differenza la fanno i dettagli, no? Se io sbaglio una freccia, è giusto che debba essere eliminato, anche solo con un singolo errore. Ma ci sono anche le gare normali, dove non sono tutti sei mandi Giuseppe, e quindi anche i peones, chiamiamoli così, o comunque chi si vuole divertire, non deve poi andare a cercare frecce e rendere impegnativo per intero. Non dico che non debbano esserci delle piazze impegnative, certo. Piazze impegnative ci devono essere, perché uno si deve abituare a avere impegnative, certo. Ma non tutte impegnative, cioè mettiamo anche, e non tutte impossibili, 4 piazze impegnative e 20 piazzole, insomma, che io passo anche la giornata e aspetto a rispondere. E poi, secondo me, nel 3D mancano le classi giovanili. Cioè, un gioco così bello, perché riservarlo solamente, soprattutto ai master? Un gioco così bello che potrebbe far aumentare la base per poter poi trasferirla a fare il tiro più olimpionico, più, dove effettivamente poi c'è la necessità è di un tiro olimpionico. Però una cosa così bella che attirerebbe veramente tantissimi giovani non si può, non viene attuata. E questo secondo me sì. Cioè, tocchiamo un argomento certo. Delicato, perché veramente la stragrande maggioranza dei dirigenti c'erano già anche ieri, non ne vuole sapere, da tantissimo tempo, ma non dico in Italia, ma in tutto, certo, tutto certo. Il mondo. Però secondo me perdiamo veramente un feeling, un marketing importante. Si potrebbe aggiungere sicuramente la categoria, ad esempio, under 15, barra under 16, esatto, ecco, esatto. Senza andare a scendere in classe allievi, ragazzi. Under 20, cioè, under 20 è una categoria. Sotto i 14 anni li ammazzi tutti. Un po' troppo ampio, quindi forse in effetti aggiungere un under 15 ci potrebbe stare. Almeno i 12 anni poter portare, esatto, chi ha 12-13 anni. Poi sul discorso picchetti, distanze di gara, sinceramente il picchetto blu secondo me può andare bene per tutte le categorie giovanili, anche perché comunque dei tiri entro i 30 metri non vedo la necessità di aggiungere un picchetto giallo, sì, ad esempio. Mentre invece, cosa secondo me è un problema, è il picchetto rosso, nel senso che i compound giovani tirano 45 metri, sono veramente tanti, che sono veramente eccessivi, quindi per hanno, esatto, solo 40 libre, esatto. Quindi l'errore under 15, under 16, andrei compound, andrei a metterlo col picchetto blu, perché in effetti il picchetto rosso giovanile è davvero spesso troppo impegnativo. Questo sì, sono d'accordo. Un altro discorso invece che mi avevi chiesto all'inizio riguardava? Ma no, la difficoltà del tiro, che allora, anche questo è un tiro, vabbè, ci sarà pure lo spot grande, però, sì, però comunque, per istintivi lombò qua non è un tiro facile. È molto snello, diciamo così, e sono 12 metri circa, 13 metri, quindi non è così banale. Io ho 11-10. Sul discorso dei percorsi accessibili, non troppo tecnici, sono d'accordo, ma in quest'ottica sono d'accordo ancora di più agli italiani open, proprio perché questa formula, per come la penso io, consente di non dare troppo peso alla difficoltà della gara all'organizzatore, nel senso che può tracciare anche gare facili, così come molto tecniche, ma all'arciere in gara non incide poi sulla qualifica all'evento. Bravissimo. Quindi la formula open secondo me è proprio quella cosa che consentirebbe di non prestare così attenzione alla difficoltà. Troppo difficile, non faccio punti, non vengo più, perché ormai
si sente troppo spesso un approccio a questo tipo di questo tipo alle gare, e secondo me non ha senso. Tanto vengono presi i primi 20 e poi alla fine è il più forte, cioè, esatto, non c'è dubbio. Quindi secondo me la gara open va proprio a togliere questo limite di andare a fare gare troppo facili, o se le fai tecniche non hai più iscritti, perché capita poi questo, e uno è libero di fare gare come crede, ecco. Certo. Questo là era un tiro senza particolari difficoltà, però comunque però non così corto. Senza pendenza, però come tiri corti in questa gara al momento molto pochi, e nel punteggio totale incide tantissimo. Quando hai gare dove non ci sono tiri di scarico, diciamo, tiri dove il 20 viene facile almeno, è chiaro che poi sul punteggio cambia tanto nel totale. Tanto è vero che i punteggi del 3D non sono paragonabili, perché incide veramente troppo il percorso. A differenza del campagna, quando sì, è vero, ci può essere una gara più o meno tecnica, ma ad esempio il field è sempre quello, e quindi sono già un po' più paragonabili. Il 3D fa proprio storia a sé. Sì, in effetti l'altro field, anche se alla fine l'hunter può essere corto, certo, però comunque a 50 metri il 60-40 lo devi tirare, il pidocchio a 15 lo devi, esatto, tirare. Esatto. Anche se adesso poi con queste nuove regole l'hunter così corto non è neanche più scontato, perché con la somma di 270 metri per il picchetto blu poi alla fine non è neanche più così, perché la gara comunque anche l'hunter resta in piedi. Ma io secondo me, e volevo sapere cosa ne pensavi tu, secondo me si potrebbe anche fare nel 3D, cioè nel 3D fare per il picchetto blu la media di 17 metri e per il picchetto rosso la media di 27 metri. Sì. E così almeno rimangono. Almeno. È assolutamente una buona idea. Più o meno paragonabili. Sono più uniformi. Sono più uniformi. E comunque non è impossibile. No, certo. Tanto chi deve fare 11 lo fa. Bravo. Lo metto un po' alto. Vabbè, perlomeno hai tirato tutti uguali. Esatto. Che c'è qualcosa. Mauri, troppo veloce anche, cazzo. Ma no, io... Sì, vabbè, sì, però... Un pochettino, dai. È per compensare... È per compensare lui, no? Se no... Poi va bene, dai, sputi dentro. Ma peccato. 21. Sono i miei animali più difficili per me, le volpine. Normalmente la tiro fuori. 10, 10. No, c'hanno queste volpi qua, hanno il 10 grande. Cioè, e queste sono, e questa è comunque una distanza sì, 15-16 metri. Ancora papabile. 11-10. Da fare 20. Perché, cioè, veramente, come dicevamo prima con Beppe, tra fare 20 e fare 16, cazzo, alla fine lo paghi, sì, alla fine, sì, alla fine, sì, 8. Lo paghi, alla fine Cuba, sì, sugli altri. Sì. Ah. 16, non dico di fare 22, 92, certo, e poi l'11, vabbè, vai e vieni. Tra il 18 e il 20 bisogna fare. Soprattutto tra il 16 e il 20, poi 13. Allora, sto 3D, com'è? Bello, bello, mi piace, mi piace. Come seconda esperienza 3D direi molto bella. Sì, ma non è il problema dell'esperienza, no? Ma volevo sapere, uno che è forte nell'indoor, che è forte come teglia, come tiro, poi qua come hai l'approccio, come te lo sei trovato? Un approccio molto... Cioè, è difficile la valutazione, perché poi il tiro lo sai fare, quindi... No, allora, diciamo che rispetto all'hunter field,
è tutta un'altra cosa. Però questo qua è secondo me lo trovo molto più facile. Molto più facile rispetto agli Enterfield. Arrivo. Sì, ma le distanze sono più brevi. Sì, sì, sì. E come valutazione come ti sei trovato? Sì, ma quel qua conta fare super spot. Sì, sì. Il problema è quello. Il problema è quello, sì. Devo andare. Ciao. Un po' gli score, vediamo un po' a metà gara quanto siamo. Allora. Giuseppe Seimani 223. Comunque una gara difficile, 223, 4,50 finale, 201 Gian Lorenzo. Ehi! Che sta succedendo? 209 Reggiani, vabbè questa non è una sorpresa, sta tirando bene. Bevono 213. Sorpresissimo. Sorpresissimo. È una piazzola stimolante. Non voglio sapere l'allenamento che fai, perché ci siamo allenati 12 anni insieme, quindi lo so, sappiamo tutto di tutto, però il mio discorso era un po' più ampio, no? Perché quasi tutti, alla fine proprio quasi tutti, arrivano al campo, piazzano la visuale sul paglione, manca un riscaldamento e tirano. Poi magari, forse, chissà, cambiano la visuale e tirano un po' più distante, poi un po' più vicino, poi magari la cosa che fanno di più è, posso capire i compound, ma la cosa che fanno di più è fare i mirini, fare gli string, perché tutti i giorni hanno uno string diverso, e lo credo bene che tutti i giorni hanno uno string diverso, se non fanno degli esercizi per consolidare gli allunghi. Allora io mi chiedo, cosa suggeriresti te, cioè di diversificare, di fare qualche esercizio, ma attenzione, qua parliamo non di professionisti, no? Ecco, non che gente che fa quello e che non parliamo di cantaruba, perché poi alla fine non possiamo applicarlo. Abbiamo 2 ore di tempo, che facciamo? Allora, la cosa che sta proprio alla base, la cosa più importante è avere degli obiettivi chiari. Gli obiettivi chiari su cosa si vuole lavorare. Io voglio andare ai campioni italiani. Sì, ma anche sotto la parte tecnica e mentale. Quindi ci va qualcuno che ti dica quali sono i tuoi punti forti? Sicuramente se ci fosse qualcuno che ti segue, che ti allena. E se non ce l'hai? Se non ce l'hai, questo è importante, che sia te stesso ad un'autocorrezione, avere, avere le idee chiare del percorso che vuoi creare e cosa vuoi andare a costruire come priorità proprio nel tuo tiro, nel senso che magari ci sono tanti aspetti che non sono corretti magari nel tiro, ma è inutile mettere e considerare tutto insieme e andare a migliorare, a cercare di allenare tutto insieme, bisogna dare delle priorità. Quindi la prima cosa è individuare le priorità tecniche, dove ci sono in effetti i punti deboli più importanti, più macroscopici, e lavorare con una logica in quel senso, senza però scordarsi dei punti forti, perché se si allenano solo e si cerca solo di migliorare i punti deboli, si vanno a perdere poi i punti forti. Ecco, una cosa che mi ha fatto impressione, no? Negli ultimi raduni che ho fatto, sai, man mano che faccio i raduni, adesso c'ho, prossimo anno ho 70 anni, quindi basta raduni, penso proprio che non sia il caso, però una cosa che mi è rimasta impressa è che gli stessi atleti, ma anche di vertice, ma comunque che sono in nazionale, certo, chiedono all'allenatore cosa ho fatto di sbagliato, cioè certo, si impuntano troppo su cosa c'è che non va e non stimolare quelle cose che tutto sommato fai bene, perché se sei arrivato lì qualcosa di buono l'hai fatto. Ma soprattutto in ottica competitiva, in ottica gara, questo ancora di più, cioè non ha alcun senso pensare di andare a fare una gara dove io l'attenzione e il focus ce l'ho su non devo fare un certo errore o devo tirare in questa gara per migliorare un certo errore. In gara bisogna basarsi sui punti forti, essere convinti che quelli funzionino e che se fai bene quello, anche solo quello, la freccia andrà dentro, perché è chiaro che poi magari ci sono tante cose che si possono migliorare ed allenare, ma non è la gara dove farlo, o certo, comunque
dipende anche quella gara come si vuole viverla, perché altra cosa importantissima è bisogna imparare che non tutte le gare hanno la stessa importanza, ma anzi hanno lo stesso scopo. Non sono tutte gare dove devo fare il record mondiale, dove devo fare la prestazione della mia vita. Che i record si preparano. Ci sono gare che sono proprio allenanti, dove veramente devo proprio solamente cercare di migliorare alcuni aspetti e il risultato, la prestazione è veramente in secondo piano. Certo. Questo è importante, non possono essere solo gare per fare il record, per migliorarmi, per migliorare la ranking, a lungo andare così non si costruisce nulla. E guarda, questo vale per tutti, e oltretutto una volta capito questo, non sei più frustrato, no? Esatto, assolutamente. Il detto, vabbè, se non vinco imparo, vabbè, però ci sta, è no? Così, ci è sta, così. In effetti poi è così, perché effettivamente... se no tutte le volte sei frustrato. Esatto. Io sento dire troppo in gara, anche questa volta sarà per la prossima volta. Esatto. Ma non hai costruito nulla. Perché non hai costruito niente, esattamente, è proprio questo il punto. Ogni gara deve darti qualcosina, anche per piccola che sia, ma un passettino, un mattoncino. Questa è la conquista. È strategia, è astuzia quella, no? Perché altro che la supercompensazione. Nell'attività fisica, e questa è una vera e propria supercompensazione. Un mattoncino alla volta, esatto, proprio così. E vabbè, però uno dice: vabbè, queste cose le so, le ho già viste, ma chi me le dice? A chi le chiedo? E beh, spendete sti soldi con sti istruttori, insomma, gli istruttori gratis. Questo non sono mai serviti a niente. Tra parenti, no, certo. Comunque ne parliamo, adesso ti lascio tirare, ma poi parliamo degli istruttori. Assolutamente. Va bene, dai, abbiamo parlato un po' di cosa deve fare un arciere che vuole aumentare le sue performance, però quello che vedo in giro effettivamente, ma anche per quanto riguarda gli istruttori, perché ci sono istruttori capaci, ma si impuntano a dare informazioni gratuitamente. Secondo me non l'istruzione gratuitamente va data solamente a grandi linee. E quando vuoi seguire veramente qualcuno, e questo deve essere pagato, ma proprio perché se paghi sei incentivato, è un incentivo a non buttare i tuoi soldi, tra parentesi. Ma poi in tutti gli altri sport è ben così. Io voglio vedere se vai a giocare a tennis e vuoi imparare bene il rovescio, se il maestro dice: ma sì, vieni, ti insegno bene, ti do un'occhiata. Sì, perché altrimenti si rischia che viene dato tutto per scontato. Bravo. Tutto quello che viene detto, tutto quello che viene fatto viene dato per scontato. Ma sì, dai, tanto mentre passi di lì mi dai una dritta, mi dai magari un'occhiata. E non è così invece, anche perché se le cose vengono fatte bene, seguire un atleta è impegnativo. Cioè serve dedizione, serve attenzione, serve tempo. Quindi dipende sempre come si vogliono fare le cose. Se il seguire un atleta comporta ogni tanto gli butto lì una cosa passando a caso è un conto, ma non è così che si cresce, si migliora e ci si allena, e si allena con tempo, attenzione, e questa in effetti è giusto che in alcuni casi abbia il suo costo. Poi non può essere tutto intorno a quello, perché ci va la passione, ci va tanto altro tra tecnico atleta, sì, ci va il feeling, la fiducia, quindi non è solo questione pago, tu mi dici io faccio, certo. Questo assolutamente, però sicuramente la componente economica. Sì, diciamo non siamo ancora arrivati a prendere lezioni di sci, insomma, esatto. Dargli 50 euro per un'ora di lezione per di sci. Per un'ora, ecco che ok, grazie, ciao, però, mai più, ecco. Però insomma. Però, visto che le ACE costano 25 euro adesso. Riconoscere tempo, impegno, anche perché come hai detto si spendono spesso tanti tanti soldi in roba pressoché inutile che non migliora la performance, forse è meglio spenderne anche meno. Ma no, perché veramente in Italia veramente ci sono istruttori veramente bravi, ma che si impuntano a non chiedere
quello che è giusto. Quello, che, quello che è giusto, ma basta una o due volte al mese, non è che certo, c'è bisogno certo, di tanta scienza. Ti guardo per due o tre ore, due o tre volte al mese, una o due volte al mese. Sì. Tocca a te? Tocca a me, sì, andiamo. A parte la delusione per il tiro un 6-8-8, quindi vabbè, pazienza. Una cosa, a parte il fatto che la so alla perfezione, perché ci siamo allenati 12 anni insieme e la messa a punto me la faceva Pindu, quindi ed è un maniaco della messa a punto, ma mi chiedevo quanto è importante la messa a punto, e parliamo solo di archi nudi e non di archi nudi di vertice, però archi nudi comunque che vogliono a livello regionale sono comunque abbastanza performanti. La messa a punto ha un significato? Un significato, questo un assolutamente. Significato. Poi sicuramente non è quello su cui ruota tutto intorno, ecco, questo non c'è il minimo dubbio. Ma no, dire... Siamo sicuri che comunque la tecnica è fondamentale. Assolutamente. La priorità è quello che crea l'errore più grande. La gestione della mira, cioè ovviamente hanno un peso molto più importante della messa a punto. Però definire che nell'arco nudo la messa a punto non abbia un peso comunque importante, questo no. È sicuramente una messa a punto un po' diversa, un po' particolare. Questo mi piace. Si parte sicuramente... Che comunque è sottovalutata da parte degli istruttori. Sì, si conosce anche poco nel dettaglio, nello specifico più che nel dettaglio, ecco, nello specifico. Le differenze sono fondamentalmente dovute anche al fatto che facendo string walking, ad esempio, questa è una componente importante, cambia la messa a punto in base alla presa sulla corda, per esempio. Quindi c'è da mettere in conto che non si potrà avere e cercare una messa a punto ideale a qualsiasi distanza. Si tratta nell'arco nudo di compromessi. Vabbè, andiamo ad accogliere le frecce, poi è un argomento interessante, lo risentiamo. Scusa. Riparlando di messa a punto. Sì. La mia opinione, poi vediamo se coincide o no. Forse quello che noto, che secondo me è sbagliato, è che ci si accanisce sulla messa a punto già subito all'inizio, cioè uno non sta ancora la tecnica completa, specialmente sui neofiti. Quante volte vedo gli istruttori tagliare frecce, a tutti i costi cercare di fare mettere la spennata al centro, e che hanno fatto magari il corso da 3 mesi. E secondo me questo non ha un grosso significato. No, assolutamente, anche per due punti. Cioè, uno è il fatto che si dà all'atleta l'idea che la priorità stia lì. Quindi l'atleta già inizia da subito con l'approccio sbagliato, pensando che la messa a punto, mettere a posto l'arco, tutto questo contorno sia invece la priorità, e senza di quello invece nulla può funzionare. Invece è esattamente il contrario, bisogna dare al neofita l'approccio contrario, fargli capire che la messa a punto al momento è sufficiente, grossolana, e mano a mano si andrà ad affinare, ma proprio perché non è la priorità. Questo dovrebbe essere detto assolutamente nei corsi per istruttori, e un po' alle volte un po' tralasciato questo fatto qua. E poi altra cosa importante è che magari uno tira un'ora o due e ne passa un'ora e mezza a mettere a posto l'arco, e quindi la tecnica è quello che poi più importa quando lo costruisci, quindi è anche una questione proprio di tempo che dedichi a quello. Bravo. È proprio così. Deve essere proporzionato a quello che è l'atleta. E lo so, però vedi, probabilmente per l'istruttore è molto più facile certo. Andare a ricercare una messa a punto, fare alla fine queste benedette spennate che io le abolirei dalla faccia della terra fino a che uno non fa almeno 5-20 nell'indoor, e mettersi sotto a tirare queste frecce in modo conforme perlomeno alle leggi della fisica. Assolutamente. Allora ti lascio tirare piazzola nuova, questa in piano. Sì, vai. Una cosa che diciamo è la cosa più strana, vituperata,
e mal compresa è la mira. E nell'arco nudo, siccome si nella stragrande maggioranza dei casi, perché ci sono fenomeni che mirano con altre cose, altri menicoli, ma si usa la punta della freccia, che è una cosa migliore. Siccome la punta della freccia non è che sia un pin come quello del compagno del mirino, o il mirino olimpico, alla fine non è poi la precisione nel posizionare la punta della freccia, almeno secondo me, certo. Ma è tutta una strategia o comunque un approccio alla mira che va imparato, compreso, e volevo sapere un po' qual era il tuo, non dico il tuo sistema, ma comunque se hai una strategia particolare, comunque come la pensi su questo argomento, che è veramente scottante e c'è molto vario. Ma allora, diciamo che ci sono alcuni punti che io ritengo fermi nella mira dell'arco nudo, per come la penso io. Ad esempio, l'approccio al bersaglio, io lo consiglio, però è una mia idea, assolutamente dal basso verso l'alto, per la mia idea. Proprio perché, al contrario, io vado a perdere la visione complessiva del bersaglio. Quindi se io vado dall'alto verso il basso, sotto la punta della freccia, io non vedo nulla. Quindi non ho la percezione dello spazio, dove sono, diciamo, verso la targa. Immaginate un 3D in una sagoma, se io parto dall'alto e vado a scendere e non vedo nulla di quello che ho sotto la punta, come faccio a muovermi, dove vado a muovermi, mentre invece al contrario salendo io ho sempre ben chiaro dove sono nello spazio, dove è il mio punto di mira, ed è quindi più semplice, mi dà più tranquillità entrarci. Quindi primo consiglio mio personale è di andare dal basso verso l'alto, approcciare il giallo, la sagoma. Che comunque invece tutti insegnano ad andare dall'alto verso il basso. Questa è la mia idea. Poi altri approcci particolari stanno assolutamente nel non considerare l'obiettivo finale, la mira. Cioè, nel senso, il tiro non si completa, non si conclude con aver mirato. Perché questo approccio porta al target panic, che c'è poco da fare. Nel senso, se il mio obiettivo e quindi il mio clicker è sono dentro, vado, perché sono dentro, quindi tiro, automaticamente sarà sempre più ansioso l'approccio al giallo, al 10 su una sagoma. Quindi te dici la mira deve essere comunque solamente un passo della sequenza di tiro. Esattamente, come può essere l'ancoraggio, come può essere, che ne so, la spalla bassa, è un passaggio. E soprattutto bisogna far sì che dopo la mira ci sia altro, cioè bisogna assolutamente andare a mettere altri controlli, altri passaggi oltre alla mira, proprio perché in questo modo si trasforma in un passaggio, non nel mio clicker, nel mio fine, certo, ultimo. Quindi fammi capire se ho capito bene, quindi la mira è un passaggio, quindi fai una specie di collimazione o comunque anche semiautomatica o comunque, certo. Sai la differenza tra guardare e vedere, no, secondo me, certo. Quindi vedo la punta della freccia, vedo la punta. Poi non la guardo più perché continuo a vederla. Non la guardo più, ma penso a quei contenuti che comunque ci sono. Sicuramente, esatto. Il focus non può essere sul mantenere, esclusivamente sul mantenere la punta della freccia nel giallo, nel 10. Io l'ho raggiunto, ci rimane in automatico, perché nel mentre io faccio una serie di altri passaggi e step che mi portano a mantenere la mia linea e l'espansione, automaticamente la punta nel 10. E poi mettere assolutamente qualcosa che vada oltre alla mira e al rilascio. Questo è, secondo me, proprio il trucco. Cioè, è quello che fa proprio... Perfetto, andiamo a raccogliere le frecce e poi vediamo come possiamo allenare questo se si può allenare. Certo, assolutamente. Mi dicevi della messa a punto che c'era ancora qualche... Sì, allora diciamo che come abbiamo detto prima bisogna procedere per dei compromessi, proprio perché con il discorso dello stream walking da 5-50 metri è impensabile avere una messa a punto perfetta con i vari string. Quindi il compromesso è quella di avere una messa a punto buona a distanza intermedia, quindi intorno ai 25 metri. Avere una messa a punto buona, intendo dire quindi, come io faccio ad esempio, controllo lo strappo sulla carta e la spennata. Con lo string dei 25 metri devono essere
buone, non serve che siano nel 10, nella X. Io per esempio preferisco che siano sempre leggermente morbide come mia scelta l'asta, quindi un'asta sempre piuttosto leggermente morbida, perché rigido, visto che con l'arco nudo dà problemi anche abbastanza importanti. Esatto, è la stessa cosa che penso io, quindi siamo fasati. Esatto. E quindi questo è il consiglio, avere una freccia potendo scegliere leggermente morbida. Bravissimo, esatto. E poi un altro aspetto particolare dell'arco nudo è la flessibilità del rest. Questo è sicuramente un nuovo mondo che si sta, diciamo, affrontando abbastanza adesso. Infatti sono usciti nuovi rest che cadono, rest con le molle, rest con buttoni, con berger, proprio per assorbire la flessione della freccia e la spinta della freccia sul rest in base allo string walking. Io consiglio rest che non siano eccessivamente rigidi e che riescano ad ammortizzare appunto questa pressione che effettua la freccia sul rest, in modo che gli string delle corte, ad esempio dei 5 metri, non siano troppo aperti e troppo bassi. Questo è un consiglio sulla messa a punto. No, certo. Poi sai, la stragrande maggioranza degli archi nudi fa l'indoor, fa 18 metri, però andiamo qua... spezziamo una lancia qua che non esiste, solo il 18 metri. Assolutamente, anzi. Poi abbiamo visto anche prima Davide Morra, quindi anche lui che è un indorista accanito, campione europeo, e quindi l'abbiamo trovato anche sui campi di 3D and 3 feed. Esatto. E quindi anche i ragazzi, speriamo che aprino gli under 14 anche, esatto, il 3D, è un bel gioco. E niente, poi quella del rest assolutamente. Come facevamo noi quando non esisteva? Usavamo un rest, restare, un rest, e andando a cambiare quanto è lungo il ferretto va a cambiare la flessibilità, quindi in base alla lunghezza andavo a cambiare proprio la flessibilità del rest, e quindi questo era il nostro stratagemma, quando non c'erano ancora questi rest. Questi per terra, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 8, 6, 7, 18, 19. Allora parliamo ancora un attimo della mira. Sì. Allora, io tutto bene quello che abbiamo detto, è perfetto. Però io vedo l'approccio che ha tantissima gente, ma io tantissima gente vuol dire secondo me la maggior parte, metto la punta della freccia nel centro e vado in ancoraggio cercando di mantenere la punta nel centro fino a quando devo rilasciare, a parte che questo è già sconsigliato, se non abolito, nell'olimpico, certo, nel compatto. Ma chi, che non va bene e lo sappiamo, ma siccome lo fa la maggior parte degli archi nudi, a questo approccio alla mira, te cosa consiglieresti, più che un consiglio è un'opera di convincimento, però. Cosa consiglieresti per attuare una strategia migliore? Da dove cominciare? Allora, parliamo prima di tutto di come approccio io questa fase, cioè dalla pretrazione, trazione, ancoraggio e quindi mira in questa fase. Nel mio caso io dalla pretrazione all'ancoraggio non guardo e neanche mi preoccupo di dove sono con la punta rispetto al bersaglio, proprio non guardo il bersaglio. Proprio perché in questo caso io mi concentro a completare la fase di trazione e soprattutto di ancoraggio con contatti solidi, sicuri, prima di portare l'attenzione al bersaglio. Quindi è proprio come un blindare questi passaggi. E per farlo mi viene comodo e preferisco, anche per un approccio mentale, proprio quindi neanche guardare il bersaglio. Proprio perché in questo modo io non mi preoccupo di dove sono con la punta rispetto al bersaglio. È chiaro che per fare questo è importante sviluppare un'azione di trazione che sia in direzione del bersaglio, in linea al bersaglio, perché se quando ritorno a contatto con la targa sono 2 metri fuori dal paglione, è sicuramente un problema. Ma questo è un po' quello che fanno anche alcuni con l'olimpico, con il clicker, che guardano il clicker in fase di trazione. Non lo fanno
con questo scopo, ma comunque per far sì che la loro trazione e ancoraggio sia fine e sia attenta. Io mi ricordo che mi hai insegnato, e me l'hai insegnato tu, perché 12 anni sono tanti, tanti anni, tante volte, e io poi l'ho passato agli altri, di guardare il reste, fino all'ancoraggio, anziché guardare il bersaglio. Anziché la targa. Questa serve, è servito moltissimo. A me è molto utile. Onore, ovviamente. A me è molto utile. Al merito di chi. In questo senso, per dare delle priorità a me proprio, cioè dare degli step che devono essere conclusi prima di passare a quello dopo. E poi sul discorso, quindi completato la trazione e l'ancoraggio, ovviamente passo alla fase anche della mira, cioè quindi è un passaggio che poi non è che sia così complicata di per sé, perché si tratta di collimare in una prima fase la punta della freccia nel giallo, verificare in una prima fase che la corda sia sempre nello stesso punto, quindi che si allinei la corda nello stesso punto, ma poi l'attenzione va su altro, che sono aspetti tecnici, sono i punti forti. Quelle che l'istruttore deve, perché poi sono fondamentali, deve sviluppare. E soprattutto in gara deve andare sui punti forti. Sì, gli allineamenti, tenere l'espansione, eccetera, eccetera, che non viene, disatteso, ahimè viene disatteso, che sarebbe la cosa anche più semplice poi da imparare, sarebbe quella. Tiro la corda, lascio la corda. E poi l'altra componente proprio che nell'arco nudo secondo me è fondamentale, deve esserci in ogni tiro, proprio secondo me viene quasi prima di tutto, è il follow through. Perché mantenere il tiro dopo il rilascio è il sintomo di gestione della mira e del tiro. Se io riesco a finire il tiro con una fase che vada oltre, vuol dire proprio che io sono in gestione, perché riesco mentalmente a completarlo e lo voglio completare, vado a mettere qualcosa oltre alla mira. Quindi il follow through per me è veramente tanto. Spezzare una lancia anche sul follow through, è un fondamentale, il follow through. Fondamentale. Quindi va inserito. Va allenato. È un fondamentale incoccare la freccia, perché la freccia si deve incoccare per essere tirata. Il follow through si deve fare. Ed è sintomo di gestione. Quando c'è un arco nudo col follow through presente in ogni freccia, di sicuro è un arco nudo in gestione di quello che fa e della sua mira e di tutto il resto della sua azione. Va bene. Ok, abbiamo toccato tutti i punti più importanti della gestione arco nudo e ringraziamo Beppe per questo, perché ci ha dato veramente nozioni importanti, ha consolidato anche quello che già sapevo, perché ero sicuro di dire quello che ha detto Beppe, perché l'abbiamo fatto mille volte, abbiamo condiviso per tanti anni le stesse cose. E fortunati Maurizio, Stefano e Gian Lorenzo che hanno assistito a questo podcast itinerante. E ok, vi salutiamo e alla prossima e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Ciao.